La povera mangiatoia fa dunque emergere le vere ricchezze della vita, non il denaro e il potere, ma le relazioni e le persone. E la prima persona, la prima ricchezza è proprio Gesù. Ma noi vogliamo stare al suo fianco, ci avviciniamo a Lui, amiamo la sua povertà o preferiamo rimanere comodi nei nostri interessi? Soprattutto lo visitiamo dove Lui si trova, cioè nelle povere mangiatoie del nostro mondo. Lì Egli è presente e noi siamo chiamati ad essere una Chiesa che adora Gesù povero e serve Gesù nei poveri. Come dice un Vescovo Santo, la Chiesa appoggia e benedice gli sforzi per trasformare le strutture di ingiustizia e mette soltanto una condizione, che le trasformazioni sociali, economiche e politiche ridondino in autentico beneficio per i poveri. Certo, non è facile lasciare il caldo tepore della mondanità per abbracciare la bellezza spoglia della grotta di Betlemme, ma ricordiamo che non è veramente Natale senza i poveri. Senza di loro si festeggia il Natale, ma non quello di Gesù. Fratelli e sorelle, a Natale Dio è povero. Rinasca la carità.